Benvenuti al TG del 26° Congresso Nazionale AION. Siamo qui con Saverio Cinieri, presidente di Fondazione AION. Saverio, un congresso particolarmente riuscito, molto stimolante, a tratti entusiasmante. Sì, direi più che a tratti entusiasmante. Pensare stamattina alle 8, quando sono sceso per moderare la sessione sulla resistenza antibiotica, c'era tanta gente in giro, c'era gente in sala. Lo studio ROM presentato da Paolo Marchetti in sessione speciale, c'era tantissima gente, il che vuol dire che c'è un interesse. Ho sentito l'interesse dei colleghi che mi hanno fermato, anche adesso venendo qui per registrare il TG nei corridoi, molto partecipato e poi anche molto ben orchestrato in tutta la sua organizzazione. Devo fare un plauso al Presidente Perrone e a tutto il Consiglio Direttivo. La venuta del Ministro, la venuta del Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Franco Locatelli, la venuta del presidente di AIFA hanno dato un lusso particolare, ma possiamo sempre solo migliorare. A mio modo di vedere sono state molto belle le due sessioni, le due sessioni della giornata precongressuale dedicata a stop al fumo di sigaretta per sostenere il sistema sanitario nazionale e aumentare il prezzo dei tabacchi, ma anche al piano di AION for Africa. Anche quelle molto ben in sintonia con le istituzioni. Interessante, Saverio, anche la sessione quella con AIFA sugli studi clinici, sui bandi AIFA. Beh, ripartono i bandi AIFA, il professor Robert Nistico ci ha promesso che il primo bando andrà in giudizio nei prossimi giorni e che ne ripartiranno altri bandi AIFA. Questo può essere soltanto uno stimolo per la ricerca indipendente che langue in Italia, ma non solo in Italia, in tutto il mondo occidentale. Io immagino che i colleghi che vanno a casa, oltre più di 3.000 persone presenti, abbiano raccolto degli stimoli che normalmente si raccolgono anche, fino a pochi anni fa, nei grossi congressi internazionali, possono essere stati raccolti anche in AION. Ho sentito giovani colleghi che abbiamo investito di ruolo importante in tutte le sessioni, perché ormai più del 50% dei soci sono giovani e di questo 50% il 75% sono donne, che tornano a casa con idee per fare progetti, per fare studi anche per coinvolgere gruppi, per creare sinergia. Questo testimonia che la società scientifica è molto viva, la società scientifica è molto partecipata e che il lavoro fatto negli anni precedenti dai vari direttivi e anche da questo direttivo è un lavoro che sta dando i suoi frutti. Una battuta finale: è chiaro che all'interno di una società così importante questo congresso conferma che siamo la grande casa dell'oncologia italiana. Siamo la grande casa dell'oncologia italiana, avremo, a proposito di case, novità nel prossimo futuro, spero. Abbiamo già organizzato il 2025 con tutta una serie di eventi, posso già dire che si conferma per esempio il progetto che avevo creato di collaborazione con l'ASCO in termini di metodologia di studi clinici, che è già previsto a Roma, quindi si conferma per il terzo anno consecutivo a IOMASCO, che è una cosa che ci rende pieni di orgoglio, il fatto di aver eletto come comunità scientifica italiana un italiano, cioè Giuseppe Grigliano, presidente di ESMO, fa sì che possiamo intensificare le collaborazioni anche con la società europea. Siamo la più forte, la più importante e la più antica, ho scoperto ieri sera a cena, società scientifica di oncologia, perché ESMO è più giovane di noi 3 anni e quindi siamo più antichi di ESMO, e quindi è importante continuare a lavorare perché il futuro è adesso. Grazie, chiudiamo qui il TG del 26° Congresso Nazionale AION.